Legge di stabilità Furlan, aspettiamo risposte su contratti e patronati. Sindacato Ferraris, nuovo segretario della CISL Piemonte. Alcoa FIM, dopo protocollo, governo non dimentichi i lavoratori. Un saluto a tutti, ben ritrovati dal nostro TG. Dunque, legge di stabilità sempre in primo piano con il segretario del generale della CISL Anna Maria Furlan, che oggi è tornata a chiedere interventi sulla manovra per modificare ciò che non va, a partire dal blocco dei contratti del pubblico impiego, ai tagli ai patronati e più investimenti su sviluppo e formazione. Anna Maria Furlan ha parlato da Torino, dove oggi è stato eletto il successore di Giovanna Ventura, la guida della CISL Piemonte. Si tratta di Alessio Ferraris, già segretario dell'Unione di Alessandria. Noi l'abbiamo raggiunto telefonicamente, ma prima vi proponiamo la dichiarazione di Anna Maria Furlan in merito alla legge di stabilità. Sentiamo. Abbiamo chiesto come CISL con grande forza di cambiare la legge finanziaria. Abbiamo posto le nostre osservazioni al governo. Vediamo cosa succede, vediamo le risposte che ci sono, in modo particolare che risposta c'è per il rinnovo dei contratti pubblici, ma anche che risposta c'è sui patronati. Con la legge finanziaria i patronati che danno servizi di grande qualità gratuitamente a tutti i cittadini non saranno più in grado di farlo. I cittadini dovranno andare a spendere tanti soldi ai consulenti del lavoro piuttosto che ai commercialisti, piuttosto che agli avvocati. Ma soprattutto finanziaria vogliamo che ci siano investimenti per lo sviluppo, con grande, grande attenzione alla formazione, all'innovazione e alla ricerca. Uno degli elementi fondanti dell'associazione è quello di lavorare in gruppo. Funziona sempre, oggi è una necessità. Problemi. Lascerei per il momento sullo sfondo quelli nazionali, che sono ben individuati dalla segreteria e dal segretario generale e che condivido le impostazioni. Mi soffermerei sul problema dei problemi, e cioè il buco di bilancio che la Corte dei Conti ha certificato pari a 8 miliardi, quindi un po' meno di un quarto dell'intera manovra in legge di stabilità sulla Regione Piemonte. Credo che la prima cosa da fare, l'abbiamo fatta, è quella di chiedere un incontro urgente. La seconda è quella di provare a istituire una cabina di regia interconfederale per affrontare le problematiche. Quello che si teme è l'attacco ai posti di lavoro, ovviamente, ma anche e soprattutto il tema, parallelamente, quello dei servizi alla persona. Servizi di cui le persone hanno estremamente bisogno in Piemonte come in tutto il resto d'Italia. In un clima del genere, con 8 miliardi di buco, forse sembra folle parlare di crescita, invece io credo che non sia folle, così come non lo è a livello nazionale. Dobbiamo interrogarci di quale iniziativa intraprendere, una sorta di patto con tutti i soggetti, per intraprendere l'iniziativa affinché il Piemonte fermi il suo declino nell'area del nord industriale produttiva e venga rilanciato. Dopo l'accordo sottoscritto ieri sul memorandum è chiaro che si è fatto un passo in avanti. Riteniamo che sia il primo passo, che tutto questo non sia sufficiente a chiudere la trattativa. È chiaro che adesso bisogna mettere al riparo i lavoratori, anche perché il 31-12 tutti verranno licenziati, anzi i lavoratori dell'indotto sono già licenziati, quindi bisogna trovare un sistema che li tenga coperti fino a che questa trattativa non verrà conclusa col riavvio della fabbrica. Per questo stiamo chiedendo e sollecitando un incontro sia al MISE che al Ministero del Lavoro, perché sono loro che devono mettere in piedi questo incontro per favorire che questo percorso di messa in sicurezza dei lavoratori venga fatto. È chiaro che talloneremo passo passo quelli che sono i percorsi anche di cessione dell'impianto fra Glencore e Alcoa, e il governo da questo punto di vista non deve mollare, perché ormai credo che questa trattativa può andare a buon fine. Lo sciopero lo abbiamo proclamato per queste ragioni. Noi abbiamo la necessità di capire qual è la strategia complessiva
di questo gruppo, che ha una serie di problemi derivanti dal debito piuttosto alto, sono circa 950 milioni di debito. C'è in questi giorni la rinegoziazione con le banche di questo debito che potrebbe cambiare l'aspetto manageriale del gruppo, e quindi abbiamo bisogno di capire se la proprietà rimarrà questa, se verrà cambiata, se avrà logiche comunque industriali, oppure ci saranno interventi da parte delle banche che detengono la parte consistente del debito e che quindi interverranno logiche finanziarie. Inoltre, non si è presentato per l'ennesima volta, anche se ne avevamo fatto esplicita richiesta, sia l'amministratore delegato sia l'attuale proprietà, che è la famiglia Maschi. Per queste ragioni, per riposizionare la discussione non solo sul sito di Avezzano ma sull'intero gruppo, abbiamo indetto questa manifestazione con uno sciopero generale del gruppo per il 28 novembre, e quindi speriamo che il gruppo da questo punto di vista dia risposte. E per oggi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, una buona serata a tutti.